Napoli è una delle città più conosciute e amate d'Italia. Con i suoi simboli caratteristici si è fatta apprezzare in tutto il mondo. È una città che bisogna conoscere e vivere prima di giudicare, avvolta spesso da luoghi comuni. Il cuore della città è un palcoscenico d'arte, una città ricca di vita, colori, energia pura, dove si può assaporare quell'atmosfera partenopea che ammalia il cuore e rinvigorisce l'animo. Uno spettacolo contornato dalla maestosità del Vesuvio che veglia costantemente su Napoli, che protegge e custodisce il suo porto. Ed è proprio sul porto che oggi ci soffermeremo per capire le dinamiche commerciali, industriali e turistiche di un territorio che è un moltiplicatore di sviluppo per tutto il Mezzogiorno. Iniziamo il nostro viaggio nei porti italiani proprio dai porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia, gestiti dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, l'ente di governo del territorio portuale presieduto dal dottor Pietro Spirito. Presidente Spirito, lei guida questa autorità di sistema portuale da circa 4 anni. Cosa ha trovato al suo insediamento e cosa sta lasciando a questo territorio? Il nostro paese è fatto molto di particolarismi e di territori limitrofi che competono. In un sistema che ormai invece è un sistema in cui bisogna ragionare su chiave internazionale, il primo tema da affrontare era quello di dare un'identità al sistema portuale, quindi di fare in modo che Napoli e Salerno competessero tra di loro il meno possibile e anzi fossero complementari per dare una piattaforma logistica alla regione campana. Quindi questo è stato il primo focus. Il secondo focus ovviamente è quello di dare, diciamo così, provare a dare una maggiore tempestività alla risposta amministrativa. Purtroppo il nostro paese ha, diciamo, attraversato una stagione che ancora non ha superato, nella quale, diciamo così, la gabbia burocratica è una gabbia che non facilita la risposta tempestiva dell'amministrazione. L'accorpamento in autorità di sistema portuali previsto dalla modifica della legge 84-94 ha portato delle migliorie oppure ci sono più difficoltà nel gestire porti che hanno connotazioni differenti? Guardi, è un percorso nel quale purtroppo 4 anni non sono sufficienti per dare una risposta. Bisogna saperci credere, perché io ritengo che ci sia bisogno di piattaforme di dimensione un po' più vasta, però questo richiede anche, diciamo così, un assetto organizzativo che probabilmente non poteva derivare solo dalla somma delle organizzazioni esistenti. Bisogna ragionare in termini di lungimiranza e ritengo che, diciamo così, la definizione di piattaforme logistiche sia maggiore rispetto alla dispersione. Il quadro economico è ancora caratterizzato da una forte instabilità. Veniamo da un decennio di profonda ristrutturazione dell'economia mondiale, con la crisi perdurante della produzione industriale nei paesi europei, il rallentamento nella crescita dei paesi di nuova industrializzazione, un andamento del traffico commerciale che esprime tassi di crescita instabili inferiori rispetto all'andamento della produzione, differentemente rispetto a quanto accadeva prima della crisi. Per i sistemi portuali ne deriva una stagione di maggiore focalizzazione ed attenzione sulle scelte di investimento che devono essere caratterizzate da concretezza nelle decisioni, coerenza temporale nell'attuazione, calibrazione delle opere alla capacità del mercato di assorbire gli aumenti di offerta che possono derivarne. Presidente Spirito, un porto per sua definizione è conservazione della memoria ma anche costruzione del futuro. Quali sono le progettualità in atto per l'autorità di sistema portuale di Napoli, Salerno e Castellammare per rispondere a questa esigenza? Da un lato, sul versante passeggeri, c'è da ricostruire un rapporto con la città attraverso, diciamo, una opera di costruzione di una nuova stazione marittima per il traffico passeggeri al Beverello. Beverello raccoglie all'incirca un terzo dei passeggeri totali del porto di Napoli ed è una cosa ovviamente molto rilevante per i collegamenti con le isole del Golfo. Dall'altra invece c'è il consolidamento della sua vocazione merci, fondamentale per quanto riguarda la logistica. Castellammare ha 2 vocazioni fondamentali. Una è quella industriale, perché vi si insedia uno stabilimento di Fincantieri che è molto importante storicamente, il luogo dove si è costruita l'Amerigo Vespucci, diciamo, per dare un'idea. E dall'altra parte si sta determinando uno sviluppo di un traffico croceristico in un luogo come Castellammare, che è molto vicino a segmenti attrattivi turistici come Pompei. Il porto di Salerno è collegato con le principali aree del mondo, garantendo servizi multifunzionali veloci. Grazie all'elevato rapporto esistente tra merci movimentate e spazi disponibili, Salerno è uno dei porti più efficienti e dinamici in Europa e rappresenta un importante snodo delle autostrade del mare.
Grazie alle movimentazioni di merce operate in short sea shipping dagli associati Alis, che sono tra i principali player del settore intermodale marittimo a livello internazionale, il porto di Salerno si colloca tra i primi porti per la movimentazione di trailer e tra i primi hub per le autovetture nuove. Il porto di Salerno ha avuto sempre una vocazione sulla intermodalità marittima, eppure ci sono problemi di viabilità per lo scalo salernitano. Come avete affrontato queste criticità? Il porto di Salerno è un porto di dimensioni più ridotte, diciamo, dal punto di vista proprio del fronte mare, ed ha ovviamente un tema di forte congestione all'interno dei terminal e quindi nel rapporto anche con il sistema di viabilità. È in corso la realizzazione della galleria Porta Ovest, che collegherà direttamente il porto con il sistema autostradale, e questo è un elemento molto rilevante, ma poi c'è anche da integrare per gli operatori una logistica che si svolge nel porto, che è inevitabilmente necessaria quando bisogna, diciamo, ovviamente servire un'area territoriale più vasta. Siamo con il dottor Costantino Baldissara, Commercial and Logistic Operation Director del gruppo Grimaldi. Direttore, può insomma dirci quali sono le principali operazioni che riguardano il settore dell'automotive, in particolare con il porto di Salerno? Nel porto di Salerno noi trasportiamo autovetture di marca nazionale, quindi del gruppo FCA, Jeep, Alfa Romeo e Fiat, verso tutti i paesi del nord Europa, del Mediterraneo e degli Stati Uniti d'America. Attualmente il traffico è in ripresa, poi gestiamo i traffici in import di tutte le case automobilistiche estere per la distribuzione delle autovetture nel meridione. Il porto di Salerno è un porto che in questo settore, quello dell'automotive, si dimostra essere pronto a ricevere, insomma, ad affrontare le dinamiche di questo particolare mercato, oppure necessiterebbe di migliore infrastrutturazione? Sono in corso dei nuovi piani di sviluppo della crescita di spazio nel porto di Salerno, la costruzione di un silos che praticamente ci darà il raddoppio delle aree disponibili per i traffici sia autovetture che robot. Ecco, quindi possiamo dire che l'autorità di sistema portuale dialoga molto con il gruppo Grimaldi affinché si possa in qualche modo sviluppare traffico non soltanto dal punto di vista del traffico RORO e ROPAX, ma anche dal punto di vista del traffico di tutti i rotabili. È così? Esattamente sì, non solo l'autorità portuale, al quale presidente e management va la nostra gratitudine, ma anche la regione Campania e le autorità locali, il sindaco, sono abbastanza vicini soprattutto alle maestranze del porto di Salerno affinché queste possano godere di nuovi traffici, quindi c'è una particolare attenzione nei confronti dei clienti del porto. Presidente, le posso chiedere di raccontarmi il rapporto della sua azienda e suo personale con il territorio, il rapporto con il territorio, con la città di Salerno, con il porto di Salerno, e quali partnership strategiche il suo gruppo ha in Campania? Guardi, la nostra territorialità è un elemento imprescindibile del nostro gruppo. Il nostro è un gruppo multinazionale che ha voluto fortemente mantenere il radicamento territoriale a Salerno perché ritiene che sia un forte valore la territorialità. La nostra è una provincia molto sana, è una provincia che si contraddistingue sul territorio italiano per capacità, per solidità. In termini trasportistici dobbiamo tenere presente che la provincia di Salerno è la provincia d'Italia che immatricola in maniera più significativa di ogni altra provincia, ed in particolare addirittura la provincia di Salerno ha un immatricolato che è pari all'intera regione toscana, quasi pari alla Puglia e quasi pari all'intera Sicilia, per cui parliamo di una provincia che, perdonatemi, definirei una super provincia. Volendo rispondere in maniera netta e secca, certamente il territorio è importantissimo, ma ancora più importante è quello che si è saputo sviluppare sul territorio, quindi con
le vie del mare, noi abbiamo caratterizzato in maniera significativa questo territorio e sul territorio si sono riversate tante opportunità e speriamo e contiamo che ancora di più ne potranno essere sviluppate nel futuro. Siamo con il dottor Luigi Dauri, amministratore delegato di Transitalia, una delle realtà del trasporto intermodale più significative a livello nazionale. Quali sono le attività principali del gruppo Transitalia a Salerno ed in particolare al porto di Salerno? Noi oggi il porto di Salerno lo utilizziamo come trasporto intermodale non accompagnato per varie destinazioni che vanno da Salerno a Spagna, isole italiane, Nord Africa, pertanto è diventato un hub molto importante e strategico a sud Italia. Ecco, ci sono dei problemi di viabilità nel porto di Salerno che ovviamente vanno risolti. Quali sono le percezioni che voi operatori avete in merito? Sicuramente questa grande crescita che nell'ultimo quinquennio il porto di Salerno ha avuto qualche conseguenza di criticità di viabilità. Ovviamente grazie ad Aris e grazie alle autorità locali c'è un colloquio molto attivo e propositivo, quindi la nostra visione è che nel breve periodo anche queste criticità di viabilità possono essere risolte. Ovviamente considerando il periodo, considerando quelle che sono le strategie e le visioni future, ci aspettiamo anche una migliore ottimizzazione dei flussi informativi e la possibilità di avere un'informatizzazione e digitalizzazione di tutti quelli che possono essere le comunicazioni all'interno del porto. Questo sicuramente potrebbe essere un elemento che possa dare supporto alla decongestione del porto di Salerno. Dottor Dauri, a proposito di decongestione, la soluzione logistica migliore sembra essere l'intermodalità marittima, che vi vede assoluti protagonisti a livello nazionale e internazionale, non è così? Assolutamente, grazie all'intermodalità marittima Short Sea da Sud Italia, in partenariato con l'armatore Grimaldi, abbiamo dato possibilità di dare impulso e vivacità anche all'economia del Sud Italia, che bisogna ricordare sono economie con basso valore aggiunto e grazie all'intermodalità, quindi a un'ottimizzazione dei costi di trasporto, permette la competitività anche di mercati lontani a 2000 km di distanza. La mia visione è che bisogna continuare ad investire su queste modalità con l'ausilio anche di supporto, come oggi stiamo già dialogando con tramite Aris con le autorità europee, a poter aumentare quei sussidi e incentivi che aiutano allo switchamento dalla modalità tutto strada a un'intermodalità intermodale. Siamo con Francesco Casilli, amministratore delegato di Casilli Enterprise. Qual è l'esperienza della sua azienda a livello nazionale, ma quali sono in particolare le attività sul territorio campano? Diciamo che noi siamo legati molto al territorio campano, essendo campani. Lavoriamo molto con realtà che hanno, con grosse realtà, con multinazionali che hanno anche degli grossi stabilimenti appunto in Campania o comunque nel sud Italia, in Basilicata, e muoviamo parecchi traffici in consegna diretta sul cliente. Abbiamo investito molto anche nell'intermodalità, di conseguenza abbiamo iniziato a lavorare molto con i porti di Salerno e di Napoli, porti che ahimè purtroppo necessiterebbero di infrastrutture maggiori, più prestanti. Infatti nell'ultimo periodo ci siamo avvicinati al concetto di realizzazione di magazzini logistici di supporto ai prodotti che arrivano attraverso il canale intermodale e stiamo battendo molto per la realizzazione, per l'integrazione delle aziende di trasporto e di logistica nelle zone ZES. Abbiamo acquistato delle aree in alcune zone ASI che sono zone economiche speciali, stiamo attendendo con pazienza che rientrino anche i canali trasporto e logistica all'interno per cercare di investire con nuovi magazzini anche a temperatura controllata, dato che il nostro core business è la temperatura controllata, per cercare di supportare in modo maggiore il flusso di merci via intermodale. Questo perché il nostro gruppo lavora da anni con uno sguardo molto attento al basso impatto ambientale, all'ecosostenibilità, e siamo convinti che oltre ad avere mezzi e attrezzature sempre più ecosostenibili c'è bisogno anche proprio di switchare su un canale intermodale quelli che sono i volumi. Il nuovo terminal passeggeri con la stazione marittima progettata dall'Archistar Zaha Hadid è a pochi passi dal centro della città, in un comprensorio turistico di altissimo valore paesaggistico, storico, culturale e archeologico. Il porto di Salerno si farà trovare pronto alle grandi sfide del futuro.
Grazie a Zaadid che ci ha lasciato un'eredità importante, quella di valorizzare la stazione marittima di Salerno. Nel 2020, nella seconda parte, ci faremo trovare pronti alle grandi sfide. Grazie all'autorità di sistema che ha messo in campo il grande dragaggio, abbiamo già oggi 10 metri alla banchina Manfredi. Storia, tradizione, competenza e professionalità faranno la differenza per le prossime sfide. Quali sono stati gli impatti del coronavirus sulle attività portuali in generale e quali sono le prospettive per il 2021? I porti come Napoli e Salerno, che avevano e hanno una vocazione forte sul segmento dell'agroalimentare, sulla filiera della chimica e della farmaceutica, hanno vissuto meno arretramento, anzi sono stati per qualche mese anche stabili rispetto all'anno precedente, perché dovevano continuare a garantire questi segmenti, che erano segmenti rilevanti. Invece il traffico passeggeri si è completamente bloccato. È solo da qualche settimana è ricominciata in sicurezza qualche sperimentazione sul traffico delle crociere. Sul traffico verso le isole del Golfo da un lato e le grandi isole italiane dall'altro, soltanto a partire dal mese di luglio si è cominciata a registrare un minimo di maggiore vitalità, ma con numeri che per i mesi precedenti erano stati veramente drammatici. Comincia una stagione che sarà caratterizzata dalla efficienza e dalla razionalizzazione, con spazi selettivi di sviluppo che vanno colti in modo adeguato, disponendo di capacità di banchina, escavi e collegamenti retroportuali coerenti. A Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia è nata una programmazione di sistema portuale del Tirreno centrale, integrando i porti della Campania per valorizzare le opportunità di sviluppo. Non si può non tenere conto del contesto industriale di riferimento. I destini dei porti sono strettamente connessi al retroterra produttivo, che ha da sempre costituito un fattore primario di reciproco condizionamento per uno sviluppo competitivo. Con la nascita della ZES Campana si pongono le condizioni per attrarre nuovi investimenti industriali necessari per consolidare la base produttiva regionale. Questo snodo di politica industriale e di logistica sarà decisivo per i prossimi anni. Presidente, un tema a lei molto caro, quello dello sviluppo delle zone economiche speciali. Ritiene che l'implementazione delle ZES sia a buon punto? Le zone economiche speciali sono uno dei meccanismi per attrarre investimenti. Però ci vuole anche, diciamo così, una regia complessiva per dare competitività ai territori meridionali. Quindi da un lato una fiscalità di vantaggio che già c'è sugli investimenti, quindi il credito d'imposta per fare investimenti, tra l'altro adesso esteso anche alla parte di logistica, cosa che secondo me è molto rilevante. Dall'altro ovviamente ulteriori meccanismi di incentivazione, si parla adesso di una riduzione della fiscalità sul costo del lavoro nel Mezzogiorno, che sarebbe ovviamente un'altra componente molto importante. In una recente pubblicazione scritta proprio da lei, mette a confronto due epoche in relazione alla Via della Seta. Ritiene che il Mediterraneo abbia perso la propria centralità oppure ci sono nuove opportunità e nuove circostanze? Con il raddoppio del canale di Suez il Mediterraneo, diciamo, è tornato ad essere rilevante, perché concentra il 25-30% del traffico marittimo mondiale. Però è un traffico ancora prevalentemente di transito. Diciamo, il punto vero è capire se la portualità del Mediterraneo sarà capace di catturare e attrarre questi flussi per tornare a far rivivere un'economia che attorno ai porti del Mezzogiorno d'Italia e del Mediterraneo d'Europa possa essere, diciamo così, un elemento vitale della nostra economia. C'è da dire che purtroppo l'Europa finora non si è dotata di una politica per il Mediterraneo. Quali sono i vantaggi dell'intermodalità in questo momento storico? È davvero la soluzione logistica migliore? L'intermodalità è la costruzione di un sistema armonico nel quale ogni modalità di trasporto viene utilizzata per i suoi specifici aspetti competitivi, e quindi inevitabilmente nave e treno sulla lunga percorrenza e trasporto su gomma, quindi camion, sulla corta percorrenza. Costruire questo nuovo meccanismo significa valorizzare al meglio ciascuna componente. È una strada lunga, necessaria, nella quale ogni soggetto può trovare i suoi specifici vantaggi, riducendo il grado di sovrapposizione tra le modalità di trasporto e determinando invece un valore aggiunto che si può restituire poi ai clienti come miglior servizio e maggiore efficienza. Una domanda fuori scaletta, caro Presidente. Qual è l'apporto umano che ha ricevuto dal cluster napoletano e qual è il suo rapporto con tutti gli operatori portuali, la sua esperienza umana?
c'è un cluster marittimo italiano che ha bisogno di maggiore compattezza e che secondo me negli ultimi anni non ha colto questa necessità e quindi ha perso anche capacità di esprimere la propria voce. E secondo me su questo c'è ancora moltissimo da fare per poter recuperare una identità unitaria del settore e far in un qualche modo sentire alle istituzioni una voce omogenea che dia più forza all'interlocuzione e quindi poi alla competitività del paese, perché insomma alla fine della fiera il sistema marittimo e il sistema portuale è uno di quei gangli vitali da cui dipende il futuro del nostro paese. Siamo con il dottor Tommaso Cognolato, amministratore delegato del Terminal Napoli S.p.A. Il settore delle crociere per Napoli è un punto di forza. Qual è stato l'impatto dell'emergenza dovuta dal coronavirus su questo settore oggi e quali sono le prospettive per il 2021? L'anno scorso abbiamo fatto quasi 1.400.000 passeggeri, quest'anno traguardavamo circa 1.600.000 passeggeri. Con l'arrivo del Covid quest'anno ne faremo praticamente zero, così come succede in quasi tutti gli altri porti, non solo mediterranei ma anche mondiali. Di buono c'è che l'Italia è stata praticamente la prima che attraverso tutta una serie di protocolli, procedure e lavoro direi maniacale sulla sicurezza è riuscita a far ripartire il mondo delle crociere. Dalla metà di agosto c'è una nave che finalmente scala diversi porti italiani, tra cui Napoli. I numeri ovviamente sono ancora piccoli, però è un grosso e un importantissimo segnale di ripartenza che dimostra come le crociere siano sicure e che si possa ripartire. Siamo con il dottor Fabrizio Monticelli, amministratore unico di IMAT, un'eccellenza a livello nazionale ed europeo. Ma qual è il vero valore aggiunto per il territorio campano? Penso che il grande merito di IMAT sia stato quello di spostare il paradigma del valore della formazione come valore di una compagnia. In questo senso io ritengo che il futuro premierà una regione come la regione Campania. Lei consideri che il maggior numero dei marittimi italiani viene dalla Campania, il maggior numero di ragazzi che escono dagli ITLN vengono dalla Campania. Abbiamo un sistema armatoriale importante come numeri e come caratteristiche degli armatori, quindi significa che a buon ragione dobbiamo essere bravi a spingere questo valore, renderlo un valore spendibile sul territorio per quanto riguarda il valore del PIL e su questo costruire una nuova stagione in cui la competitività delle risorse umane della regione Campania diventi un'eccellenza a livello internazionale. Finisce qui il primo viaggio di Alice all'interno del sistema portuale campano. Città come Napoli, Salerno e Castellammare stanno affrontando il moderno sviluppo industriale, commerciale e turistico con grande determinazione e resilienza. Lo sviluppo di questi porti sta determinando progressivamente l'ossatura fondamentale della vita di queste importanti città e la loro struttura sociale. Porre attenzione alle dinamiche proprie di un porto e degli operatori che lo utilizzano significa infatti creare le condizioni economiche necessarie per migliorare la vita di tutti noi.